Sembra un antico cimitero. No, anzi, è un'antica villa diroccata. Proviamo ad entrare. No, lasciamo perdere Villa Moglie. Andiamo di là, c'è qualcosa di più interessante. Ma chi sono quelli? Degli studenti, naturalmente. E dove vanno così di corsa? A scuola, naturalmente. Wow! Vedi come sono contenti. Non ti stupire. Ricordati che sono sulla verde collina del Bonafus. E quello lassù è l'Obertini, dove si impara a tirar fuori soldi dalla terra. Bah, non ci credo. Vieni con me e lo scoprirai. Ecco, guarda tu stesso. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, have a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing in the rain. Dance per Bacco. Che bel frutteto che sta diventando! E come i ragazzi accordano festosi, pale e rastrelli al ramoscello del loro direttore. I'm happy again. Certo, perché è la gioia di tutti crescere i frutti della terra e veder fiorire le piante. Quando sarà stagione, vedrai che sinfonie di bacche, uva e mele. Mi sembra quasi un rito elegante, un balletto, quasi un musical. Qui piacere e dovere si uniscono. Mi piace la bella vita e non sono pigro, ma temo di essere troppo individualista per partecipare alla festa e anche un po' timido. Ah, ti senti più un solista? Non ti preoccupare, spesso quando si lavora per se stessi si serve la società con maggiore efficacia di quando si lavora per l'interesse sociale. Stai bene?
Parli come un libro stampato. Che intendi dire? È l'idea di un certo Adam Smith che ho studiato. Alla fine della visita lo saprai. Guarda in quest'aula. Si tiene un laboratorio di lettura. Quest'oggi, ad esempio, l'attrice sta leggendo dei passi tratti da famose opere letterarie sul tema dell'amicizia. Tu hai visto il film Il pianista sull'oceano? Veramente no. Bene, anzi meglio. Così, chiudendo gli occhi, potrai immaginare tutto ascoltando le parole dello scrittore Baricco. C'è una cosa strana. Dicevano, 900 non è mai sceso da qui. È nato su questa nave e da allora c'è rimasto. Sempre. Figuriamoci, un tizio che è nato su una nave e non ha mai messo i piedi per terra. Proprio così. Si rifiuta di scendere perché lo angosciano le infinite possibilità del mondo. Lui è abituato alla sua limitata tastiera del pianoforte. Mi sembra troppo filosofico il romanzo. Ma no, è anche la storia dell'amicizia con un trombettista che incontra per caso sulla nave. E a un certo punto nella notte si mette a suonare. Zitta, mi sembra di udire delle note. Incominciò a scivolare. Forse è il momento culminante. Sul legno della sala da ballo e noi dietro a lui. Con 900 che suonava. Suonava, suonava e non staccava lo sguardo dai tasti. Sembrava altrove. Il piano seguiva le onde. E andava e tornava e si girava su se stesso, puntava diritto verso la vetrata e quando era arrivato d'un pelo si fermava e scivolava dolcemente indietro. Dico, sembrava che il mare lo collasse. E collasse noi e io non ci capivo niente. Devo dire che mi è piaciuto. E dove comprerò il libro? Ne ero sicura. Ma adesso vieni, ti porto al bar. Buona idea. Hesitation pulled me back. I'm stronger when I don't try. Lì sentirai i pettegolezzi più inverosimili e potrai conoscere tutte le ragazze dell'istituto. Come sono? Molto carine, te lo assicuro. Come te? Naturalmente. Allora non vengo. Ai! Mica vorrei entrare. Perché no? Non aver paura. Ora ti mostro il mio talento da intervistatrice. Avanti. Permesso, buongiorno, posso entrare? No, ciao. Ciao. Buongiorno, sei tu? Marco, calmo. Accomodati. Noi per il giornalino della scuola vorremmo rivolgere le domande. Secondo lei, qual è il punto di forza degli Ubertini? Ma questa è una scuola che è inserita nel territorio, dislocata in una zona bellissima, questa collina, con l'opportunità di fare tutte le esercitazioni che servono per diventare agrotecnici. Molte aziende, quando hanno bisogno di personale per determinati lavori di impianto, di potatura, di manutenzione, ci telefonano e vogliono dei nostri studenti perché sanno che hanno acquisito queste abilità. Io credo che quello sia un punto di forza professionale. Poi, per quel che riguarda invece la didattica, noi lavoriamo su tutta quanta la persona. E si fa dalle esperienze di lettura creativa, di teatro, quindi un lavoro più tipo culturale, a un lavoro professionale, l'uso di laboratori e di education, attività che possano incentivare e motivare gli studenti. Personalmente io ho laureato in scienze naturali che insegno scienze e l'istituto dove mi assunto posso lavorare meglio perché gli studenti comunque piace scienze, si insegna per 5 anni, siamo in tanti insegnanti su materie scientifiche perché dalla prima c'è un insegnante di chimica, uno di fisica, di agricoltura, di scienze della terra, tutti differenti, poi insomma, credo che in questo caso qua sia apprezzabile.
Ciao. Ciao. Per esempio sulla raccolta del seme nel per il colore del forestale, cioè ci sono varie modalità perché comunque questi io li faccio fare simile al divertimento. È la potatura al gatto silvestre. La difficoltà nel punto di forza è che noi lavoriamo per tutti a tutti i livelli. Perché altrimenti per fare la respirazione, mancando l'ossigeno, non ci riescono. Esistono però anche altri sistemi. Questa è una cosa che dico sempre, cioè noi cerchiamo di potenziare le eccellenze, di dare il massimo a chi può, però anche di aiutare chi magari non ha tanta voglia di studiare, che arriva qua pensando che tutto sommato si stia molto fuori. È vero che si sta fuori, le esperienze all'esterno ci sono, ma chiaramente a gennaio e febbraio non è che possiamo andare a fare delle cose all'esterno. Quanta parte ha l'ecologia e l'educazione ambientale all'interno dell'Ubertini? Tanta, tanta, perché a livello ministeriale è proprio stato previsto che ci siano delle discipline, degli insegnamenti che hanno addirittura proprio questo nome. Ti lascio. Se tu apri, vedi che già dal secondo anno c'è una materia che si chiama ecologia. Sì. In terza, esercitazioni di ecologia e ecologia agraria. In quarta e quinta si chiama ecologia applicata. Quindi abbiamo addirittura proprio degli insegnamenti appositi. In quarta l'ecologia applicata è proprio l'impatto ambientale di tutte le operazioni che l'agricoltore può fare sull'ambiente. Si parla di agroecosistema. Quindi ci si inserisce proprio nell'ambiente. In terza si fanno anche molti lavori con genio rurale di ingegneria naturalistica proprio, quindi di come usando dei materiali naturali si può intervenire su argini o cose del genere. Quindi è proprio, ripeto, ha delle materie in sé. Poi tutte le discipline, anche italiana e storia, hanno diritto, eccetera, hanno nei loro percorsi dei progetti, degli insegnamenti mirati all'educazione ambientale. Grazie, ci è stata molto utile. Bene, puoi tenerlo così in caso di studi la lezione? Va bene, grazie, a voi. È stato un piacere averla conosciuta. Ci vediamo, speriamo. Poi se hai bisogno di qualcosa, siamo qua, eh? Buona giornata, ciao! L'ultimo alla parte stavamo dicendo. Le zone. Certo che qui è tutto così serio. Niente affatto. Ci sono tanti episodi divertenti nella quotidianità. Dei veri e propri topoi della scuola. E che c'entrano i topi? Topos, topoi, dal greco luoghi comuni o tipici. A scuola è come essere a teatro. Ad esempio, assisterai a scene di alto spionaggio. A scene di grande patetismo. Un punto, 4.5. A scene di civile contestazione e di fantasiosa indifferenza. E 5! Ma no, 4 no! Meno un punto perché copiato e fa 4. Anzi, era 4, meno un punto perché copiavi 3. Dai 5, va. A scene di terrorismo psicologico. Oggi ragazzi interroghiamo, visto che è l'11 di maggio, l'11 lunardi e 1 più 2 bianchi. Venite, per favore, portatevi la sedia. Ne voglio almeno tre. Quest'oggi passano. Pignataro. Tripoli. Tu resta dove sei perché è Catalina. Vediamo un po' che King, tu devi recuperare quello di due. E Rinaldi. Roccati. E Sattero di Parigi. Ragazzi, interrogo le storie come abbiamo detto, Allora tiriamo a sorte sul registro il nome. Bertinetti. Ma come? Ma di nuovo? De Simone. Non c'è, è malato, non c'è. Ma lo vedo benissimo che ci sei.
Dai, vieni di storia. Porto la sedia? Ma no, la sedia è qui, dai. Dovresti portare il libro, ma... Il libro lo... Ce l'hai il libro? Qualcuno mi presta un libro? Grazie. Infine, a scene di grande vivacità intellettuale. I bovini per potersi alimentare. È chiaro? Ci sono domande? Posso andare in bagno? Grazie. Ma c'è spazio anche per le stranezze e le tenerezze. Ma gli studenti come possono affrontare i loro problemi senza gli insegnanti? Organizzando ad esempio dei collettivi a porte chiuse. Generalmente c'è grande confusione e ci troviamo d'accordo solo quando c'è da stabilire l'autogestione. Ma secondo me gli adulti non se la cavano meglio quando si tratta di discutere il POF. Il POF? Sì, il piano dell'offerta formativa. Insomma, il piatto che passa al convento, tutte le attività che si svolgono durante l'anno scolastico. Ah, vedi, qui all'ex Ubertini o al Vittone tutti ci formiamo, gli stessi insegnanti si formano per poi formare a loro volta. Che c'è dietro questa porta? Dietro questa porta c'è la cantina dove il nostro magister assaggia dai barili il sangue dei suoi allievi migliori. Ma piantala! E questo che rumore è? Mi sembra acqua, possibile? Certo, è la fontana del Bonafus. Ti abituerai al suo gorgoglio, così come ad altri suoni tipici della scuola. In particolare ne avrai molto, caro uno. Ehi, fermati qui. Voglio ascoltare. Ah, sì, buona idea. Un po' di inglese ti farà bene. Guarda le facce simpatiche e sorridenti. What's the Italian for starch? What are the principles in the process? Allora, che ne pensi? What a nice teacher! Let's go! Non mi sembra che tu abbia un interesse genuino per la lingua. E qui che studiano? Leopardi, mi sembra proprio che la professoressa stia affrontando la famosa poesia L'infinito. Perché?
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ah, bene, la conosci. Conosco meglio la siepe del mio vicino. La tua stupidità è davvero infinita. Ora ti mostro la palestra, dove noi tutti ci sfoghiamo giocando a pallavolo o a calcio. Squadre miste? Ovvio! Secondo me la sfida più difficile è contro la terra che vi si attacca sotto le scarpe da ginnastica. Bravo, ci hai azzeccato! Centralino o sbirci talvolta in sala insegnanti, apprenderai tante novità. Certe volte si scoprono incredibili affinità elettive fra i pro. Bah, non mi interessa. Dimmi piuttosto la giornata tipica dell'allievo. L'entrata a scuola è prevista per le 8.25, si ha lezione fino alle 10.55, quando c'è il primo intervallo e siamo liberi di circolare per l'intero istituto, anche all'esterno. Dopodiché alle 13.35 si torna a casa, a meno che non vi sia un rientro pomeridiano. Durante la ricreazione si può stare sul prato o sotto il gazebo a contarcela. Però, niente male. Già, io verrei qui solo per questo. Chiacchierona. E non è raro incontrare anche qualche insegnante ostinato che vuole unire l'utile al dilettevole. Sì, certo, tu hai ragione, però vedi, possiamo intendere la musica anche come una dialettica fra attenzione e distinzione, tra continuità e discontinuità. Al pari un po'... Io di tutte queste teorie cosmologiche non capisco nulla. Nane bianche, buchi neri, supernove. Per me è tutto troppo lontano. Fai silenzio e guarda. Scommetto che non hai mai visto la luna così vicina. Ehi, è vero. Si vedono tutti i crateri. Già, ed è pure più affascinante di quando la si vede ad occhio nudo, bianca e argentata. In realtà è come se fosse una vecchia signora tutta incipriata. Caspita, quante stelle! Quella è una nebulosa. E quest'altro è un ammasso globulare. E quello è un pianeta. Sbagliato, è un asteroide. E cosa Saturno e i suoi anelli? Troppo facile. Con questi telescopi moderni sembra quasi di toccare le stelle. Sei bella stanotte. Ma smettila. Avvicinati, dammi un bacio. Scordatelo. È solo un bacio mistico. Vabbè, sei mistico. Questo posto è decisamente inquietante. Ma no, fidati. Quella è la famosa tavola periodica degli elementi e quello è uno spettrometro. Thank you.
questo laboratorio scoprirai che nel piccolo si rispecchia la grandezza dell'universo. Come sei retorica! Vieni, sediamoci anche noi e prendiamo appunti. Il programma di chimica prevede delle esercitazioni di tutti i laboratori. Oggi ne faremo una, che è quella sui sarci alla fiamma. Il composto a mia disposizione è il carbonato di litio. Se noi mettiamo il carbonato di litio sulla fiamma avviene la seguente cosa, ovvero gli elettroni nell'atomo del metallo presente nel composto sono eccitati dalla fiamma, quindi passano dal livello energetico più basso a un livello energetico più alto e si caricano di energia. Essendo però instabile tendono a ritornare nei livelli energetici più bassi, liberando energia e dando il tipico colore alla fiamma. Si prende un'asta che è munita di un filo in nickel cromo, la si bagna nell'acido cloritrico e si prende il carbonato di litio. Dopodiché si porta questa bacchetta con filo di nickel cromo sulla parte bassa della fiamma e secondo la reazione si dovrebbe avere il tipico colore rosso. Ora assaggiamo alla fiamma il cloruro di bario. È davvero sorprendente. Voglio provare anch'io a casa dei fornelli. Mi piacerebbe una fiamma tricolore. Meglio di no. Non vorrei che ti bruciassi mostrando a tutti come salta per aria un giovane italiano. E che mi dici delle gite scolastiche? Dedico un gran bel. Sono una formidabile occasione per noi di conoscere il mondo che ci circonda. Ma anche le gite sono in funzione di quello che studiate a scuola? Solo in parte. C'è il tempo anche per divertirsi e conoscere gli stranieri, i nostri coetanei. Inoltre, il fatto che questo sia un istituto professionale con una vocazione scientifica non significa che noi ragazzi non mettiamo piedi in una sala da concerto o in un cinema. In quei giorni lontani dalla nostra collina abbiamo modo di svagarci e passare da un'esposizione di pittura a un bagno in mare, da un convegno sulla deforestazione a una partita di calcio. Poi, lungo tutto l'anno sono organizzate uscite didattiche a fiere e musei del territorio e i più ispirati fra noi possono partecipare a concorsi di disegno, poesia o iscriversi a laboratori teatrali. Smile. So-
about the universe and how it's all connected. Ti ha letto tutto ciò? Ehi, mi sembra che la tua mente sia già andata in vacanza. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go. The distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever. Dicevo che se vuoi realizzare i tuoi sogni, devi studiare, trovarti un bel lavoro e regalarmi un bel viaggio. Considerati prenotata. Vieni con me. Per ora mi accontento di un romantico tramonto su queste nostre terre. Credo di aver capito il senso di quella frase che mi ha citato all'inizio. Indipendentemente dalla scelta che compirò, se seguirò il mio progetto personale, alla fine renderò un buon servizio a me stesso e, conseguentemente, a tutte le persone. Proprio così. Qualunque corso di studi tu decida di intraprendere, qualunque lavoro tu decida di fare, da solo o collettivamente, va bene. L'importante è che tu lo faccia il meglio possibile e onestamente. Sarà un bene per tutti. Thank you.